Siamo live.
Buonasera a tutti, buonasera al pubblico di Arte Settima che ha deciso di essere con noi stasera e sono molto molto contento e orgoglioso di fare questa puntata, una puntata mafia, le responsabilità di una narrazione moderna e stasera abbiamo due ospiti d'eccezione, abbiamo Massimo che da quel che mi è stato detto ha fatto praticamente tutto il cursus honorum per diventare attivista politico. E adesso è segretario dei Giovani Democratici giù in Sicilia, dico giù, ma riferito solo a me. E abbiamo Luca, che è un insegnante e un socio dell'associazione Memoria e Futuro. Anche questa è un'associazione che si occupa, io ho letto, di ricordare fondamentalmente e fare cultura attorno a quegli eventi che sono successi nella cultura e nella storia italiana su cui c'è sempre stata poca luce. Questo l'ho letto molto generale. Adesso Luca e Massimo si presenteranno perché non voglio togliere meriti e poi inizieremo la diretta andando un po' ad analizzare appunto le responsabilità della narrazione moderna per il tema della mafia e delle criminalità organizzate. Quindi io chiederei intanto a Massimo se vuole presentarsi. Intanto faccio i complimenti a chi ci ha invitato per l'importante e preziosa iniziativa. Credo che sia sempre opportuno creare questi momenti di dibattito, specie su temi così delicati. Sia io che Luca, sicuramente il tema della legalità lo sentiamo molto nostro e nell'impegno che quotidianamente mettiamo sia nella vita professionale che civile, che chi lo può fare anche da un punto di vista politico, cerca sempre di portare quei valori e tra questi c'è quello della legalità. Diciamo che il tema della lotta alla mafia è stato sicuramente nella mia formazione quello che mi ha dato la prima spinta perché faccio parte di quella generazione che è cresciuta con la lotta alla mafia, con il film per esempio di Peppino Impastato, che credo che tratteremo anche nel corso della nostra diretta. Dal tema della legalità si arriva alle questioni che c'entrano socialmente anche con la mafia, ma guardano la situazione anche in altre sfaccettature. Quindi la vicinanza ai più deboli, a chi viene marginato, a chi vive nelle periferie, non soltanto delle nostre città o delle nostre regioni, ma della nostra società. L'impegno nostro e mio insieme ai ragazzi è quello di riuscire a rilanciare questi temi, a condurre delle battaglie nel territorio, al fine di valorizzare quello che può essere l'apporto non soltanto di una nuova generazione, ma di un nuovo contributo di idee che cerca di trovare spazio nella società per rilanciare una nuova forma di civismo, partecipazione alla cosa pubblica, con alcuni temi, tra questi c'è. Oltre alla legalità c'è il tema del lavoro, che per la nostra generazione, specie al sud, è un tema dirimente perché è causa del motivo delle migrazioni e non solo dell'immigrazione verso la Sicilia. Dall'altra parte c'è per esempio il tema dell'ambientalismo, la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico di cui la Sicilia è ricca. Credo che valorizzando questo patrimonio, che è quello storico, quello delle tradizioni, quello dell'impegno civile, la nostra generazione, non lo dico solo per una parte politica, per tutte e per chiunque fa associazionismo è il contributo più prezioso che si può dare alle nostre realtà, al nostro paese, sperando che questo possa segnare un nuovo corso, visto che ci auguriamo che più presto la pandemia finisca e inevitabilmente apriremo una nuova era della nostra storia. Speriamo di essere protagonisti noi con dei principi, con delle battaglie giuste in una società più giusta, perché la pandemia ha dimostrato quanto sono profonde e dolorose le lacerazioni e le ferite nel mondo contemporaneo. Corretto, corretto. Luca, tu invece qui da tutt'altro punto di vista, però sei innestato sul territorio come poche persone possono dire di esserlo. Raccontaci un attimo. Io mi riallaccio a quello che diceva Massimo, vi ringrazio di questo invito, perché fondamentalmente non capita tutti i giorni di affrontare queste tematiche con canali come Twitch e comunque nel confronto con persone che hanno semplicemente la voglia di capire insieme, che non è da poco. Io sì, faccio l'insegnante, sono siciliano ma vivo a Bologna e a Bologna appunto faccio l'insegnante e fondamentalmente, un po' come diceva Massimo,
Per le mie origini siciliane, soprattutto da quando avevo l'età dei miei alunni, quindi dalle scuole medie, fondamentalmente mi interesso di questi temi, li ho un po' respirati a casa e piano piano, sono partito anch'io con i film, con le serie TV, con le riduzioni televisive delle vite di Falcone e Borsellino. E poi piano piano ho capito che si poteva un po' cercare di capire, di conoscere, prima avete utilizzato il verbo ricordare, ecco, diciamo che quasi parallelamente alla mia attività di insegnante ho conosciuto la possibilità di fare associazionismo, quindi con Memoria e Futuro, che è questa associazione siciliana di cui faccio parte, che è nata nel 2015. Ho capito che era possibile ricordare, che vuol dire conoscere, non commemorare. Ecco. Ho capito la differenza fra ricordare e commemorare, conoscere la storia ma anche l'attualità di questo paese. Infatti, all'interno dell'associazione promuoviamo iniziative, dibattiti, ora anche in rete naturalmente, che riguardano eventi della storia di questo paese ancora porti un po' nel mistero, ma cercano anche di far luce sull'attualità e sui collegamenti tra passato e presente. Ecco, credo che su questi ambiti la cosa che distingue un dibattito di qualità dall'altro è cercare di capire il collegamento fra quello che c'era ieri e quello che c'è oggi. E penso che il titolo che avete dato a questa conversazione sia fondamentale, perché fondamentalmente l'essere umano è fatto di racconti e credo che il racconto il Ok, messaggio. adesso si Ecco. dovrebbe essere riconnesso. Un secondo, che Ok, controllo. scusateci. No, no, non so come mai è successa questa cosa, ma è Vabbè. saltato completamente Twitch, mi sa. Ecco, ci No, ma siamo. No, mi dicono che no, siamo era tornati. solo un messaggio. Siamo Eccoci qua. tornati. Scusateci. Scusa. Ragazzi, non so cosa sia successo, si è disconnessa la live. Comunque siamo tornati. Piccoli problemi tecnici, non so come mai. Brevemente cerchiamo di tirare le fila. Il discorso è questo qui: il rischio che c'è nell'affrontare l'argomento mafia, ma criminalità in genere, sotto un pendolo pericoloso. Da una parte il non parlarne, perché è ritenuto un argomento austero, quasi monastico, difficile da approcciare, quindi si evita di farlo. E dall'altro invece quello l'altro rischio, che è quello di scadere nella legittimazione, nella giustificazione, nella mitizzazione di comportamenti e personaggi. Quindi secondo me la strada da cercare è quella di scrivere libri, fare musica, fare film, intrattenimento, serie TV, videogiochi, in cui si può benissimo affrontare l'argomento. Lo si può fare con un linguaggio e un tono contemporaneo, ma non bisogna aver paura di dire quello che è stata e che è la mafia. È come sia stata diversa giù rispetto al modo invece che ha quello di intendere Hollywood, la propria mafia americana, che sicuramente è leggermente decaffeinata anche da un punto di vista criminale, cosa nostra statunitense, ha offerto molto più, secondo me, la sponda per una narrazione più libera o per certi versi più coraggiosa. Voi che cosa ne pensate? Cioè, quando guardate Un Padrino, Un Taxi Driver o comunque tutto quel cinema della Hollywood dell'età dell'argento, quanto c'è della mafia che conosciamo noi, secondo voi? Sicuramente diciamo, è statunitense il modello del gangsterismo, che secondo me è quello un po' di cui parlavi tu, no? Il gangster,
per tanto tempo ha avuto poco a che fare con l'uomo d'onore, diciamo, per utilizzare termini che sono stati, lo abbiamo capito con la storia dei cronaca. processi, i termini che utilizzavano, esatto, i termini che utilizzavano i mafiosi stessi, che mafiosi non si definivano, definivano uomini d'onore. Poi naturalmente, come sempre succede, sono paradigmi, modelli che si intrecciano, si influenzano a vicenda. Ovviamente Cosa Nostra americana è nata su un modello di quella siciliana, ma anche lì il termine Cosa Nostra è apparso, si è pensato tanto tempo per la prima volta con Buscetta, ma in realtà già un pentito statunitense aveva utilizzato un'espressione analoga a Cosa Nostra. Come dicevi tu, gli americani hanno un po' dipinto questo paesaggio a metà tra Il Padrino, Scarface, sicuramente privo di, ad esempio, il porre l'attenzione su, per dirne una, connivenze mafia-politica, è qualcosa su cui c'è, ma in modo diverso rispetto a, soprattutto negli ultimi tempi, narrazioni invece al di qua dell'oceano. Poi sicuramente è un modello, quello del gangster, molto molto affascinante, perché secondo me in questo discorso è fondamentale, lo chiamo così, diciamo, per intenderci, il fascino del male, cioè fondamentalmente la serie televisiva, il film sul mafioso, sul gangster, vince insomma, ha vinto 10-0 per tanto tempo sul film, serie TV sul magistrato poliziotto. Oggi magari fortunatamente è un po', il punteggio si è un po' bilanciato, però per tanto tempo era molto più affascinante il racconto del male che non del bene, ecco, per polarizzare, per essere un po' dicotomici. Che però questo in realtà è interessante, no? Io adesso parlo un po' per estremi, però è interessante perché il magistrato rappresenta da un certo punto di vista lo Stato, no? E quindi è come se proprio da un punto di vista dello spettatore ci sia più simpatia, nonostante questo non abbia nessuna magari riflesso sulla realtà, oppure sia estremamente lontano dalla mentalità dello spettatore effettiva, però quando si ritrova a guardare un film, una serie, automaticamente si mette dalla parte del gangster o del mafioso Sì. contro il magistrato cattivo, perché? Perché è la personificazione. Dire il problema di rete che per verificare se viene da lui. Comunque, riallacciare al discorso, secondo me, è interessante cercare di capire se il problema sia semplicemente legato a come viene visto il bandito, il picco, secondo me, della cultura americana, che è un po' il western, che ha visto nel bandito il campione di quel tipo di narrazione, si è subito legato velocemente invece ai primi del Novecento e alla Grande Depressione, quindi ad Al Capone, rimanendo diciamo in quella scia di fascino. Secondo te, Massimo, quanta colpa c'è nel non aver parlato bene, non aver spiegato bene tutti gli aspetti della realtà criminale? Cioè, dove la società per bene è stata lacunosa e ha permesso al fascino del mafioso di esplodere. Beh, io intanto mi riaggancio a quello che ha detto prima Luca rispetto alla cinematografia, diciamo, hollywoodiana rispetto a quella, diciamo, italiana. Ed è una cosa molto diversa perché intanto da una parte c'è il mito di Hollywood, quindi c'è una spettacolarizzazione anche del male, peraltro dico, a giudicare dai titoli credo che ci siano riusciti con grande successo con questi, oltre che con altri film. Hanno avuto la capacità di trasmettere allo spettatore un contesto sociale diverso rispetto a quello che c'è in Sicilia, nel Mezzogiorno. Oggi possiamo parlare anche su scala globale della mafia. Rispetto a questo, io non mi sento di dire che ci siano delle responsabilità nel cinema, perché pensiamo per esempio al fenomeno Joker. Sì, è successo un clamore, il film ha fatto scalpore, ha la spettacolarizzazione della violenza, però.
bisogna stare anche attenti a distinguere, cioè da lì il ragazzino non è che è stato beccato a fare le rapine in banca, quindi è abbastanza un fenomeno circoscritto, capita quando siamo ragazzini di giocare a qualche ladro, quindi qualcuno deve inevitabilmente fare il ladro perché quel gioco abbia un senso. Rispetto a una responsabilità nella lotta alla mafia, che penso che sia il punto di caduta della domanda, credo che la cinematografia di oggi, e probabilmente dico si parla in maniera molto più evidente del film di Gomorra, credo che trasmette in maniera chiara non soltanto un contesto sociale preso anche in tutte le sue sfaccettature, che sono evidenti, presi dai quartieri napoletani, le lotte tra le varie famiglie, lo spaccio, il traffico di armi, però da qui a parlare che questo possa andare ad incidere nella lotta alla mafia, penso che ci sia il rischio di un errore, perché quando il ragazzo guarda Gomorra si rende conto che questa serie TV tanto spettacolare, che ha avuto un successo incredibile di fatto in America, è stata scritta, è stata redatta da una storia fatta da Saviano, che vive da penso quasi un decennio sotto scorta, nonostante gliel'abbiano provata pure a togliere o gliela stavano togliendo, però lo spettatore ha un'idea chiara. Poi ecco, su come questo processo, da chi ha fatto la trama, chi ha scritto il libro, chi ha realizzato la serie piuttosto che il film, ce ne passa. Credo che il tema sia quanto sia vissuta oggi nella società la lotta alla mafia, a tal punto da spingere un produttore ad investire su questo, perché poi magari se le diamo un film su Peppino impastato ai 100 passi, tutte le altre serie televisive sono state prodotte dalla Rai, e potremmo anche fare una battuta, una delle poche cose buone fatte dalla Rai nell'ultimo decennio, perché sono comunque opere che cercano nel solco di un momento di ricorrenza, citando il nome dell'associazione di Luca Memoria, di portarla avanti, di rilanciarla, di aprire uno squarcio in quella società. E devo dire anche che questi eventi hanno una forte valenza. Peraltro parlo per aggiungere un ulteriore elemento: il Presidente della Repubblica ha una storia familiare che è nel solco di questa lotta alla mafia, che è nel solco dei principi della legalità. Dovremmo chiederci se una scelta di un Presidente della Repubblica di questo valore abbia portato la società a ribellarsi alla mafia con un'ancora maggiore forza. Io credo che il tema della legalità andrebbe affrontato sicuramente prendendo a riferimento gli esempi e quello che ci viene offerto dai libri o dalla cinematografia, ma va indagato se nella società questo si vive in maniera più partecipata. E devo dire, considerando le associazioni anti-racket, la giornata della memoria dei ragazzi di Don Ciotti, l'impegno in alcuni quartieri difficili, il volontariato, sono un segnale. Forse bisognerebbe interrogarsi se non è necessario rilanciare questi fenomeni con una nuova produzione cinematografica, televisiva, parlando di queste esperienze. Io sono d'accordo, infatti in realtà uno dei punti principali da affrontare all'interno del mare magnum della narrazione mafiosa, cinematografica, letteraria, ormai seriale, secondo me è proprio questo, nel senso noi abbiamo avuto comunque per tanto tempo, 20 anni, diciamo così, una paura giusta di approcciarci all'argomento, perché comunque il momento caldo della lotta alla mafia arriva nei primi anni 90. Siamo nel 2020, come dicevi tu, noi siamo quella generazione che finalmente per certi versi può parlarne. Il rischio è che si passi da la mafia non esiste al ormai è un argomento vecchio. Invece, secondo me, questo è proprio il momento in cui, con produzioni di qualità, si può benissimo affrontare il tema, non per questo facendo delle agiografie, perché io devo dire che effettivamente molte delle riduzioni cinematografiche della vita di Falcone e Borsellino è vero che ti vengono presentate come la vita di Padre Pio, cioè è vero che il rischio di un argomento così importante, di una narrazione necessaria, a volte è come se debba essere depotenziato da un punto di vista di ritmo della narrazione, perché altrimenti è troppo scanzonato. Invece no, secondo me un film, una serie che parla di quell'argomento può benissimo essere a livello delle narrazioni contemporanee. Abbiamo citato durante la pre-live ed anche altre volte all'interno delle nostre dirette Il Cacciatore. Cioè, Il Cacciatore è una produzione Rai
che parla di uno dei momenti più caldi della lotta alla mafia, le catture di Totò Riina, i tentativi di arresto di Brusca, la ricerca di Bernardo Provenzano. Però lo fa che ti sembra un noir americano, lo fa in un modo con delle musiche, un montaggio, i costumi, una qualità della fotografia, ti sembra una produzione americana. E io dico, perché no? Cioè, perché questo deve sembrare un imbastardimento o quasi un rilancio verso il basso del tema? Dovrebbero invece farne di più. Sì, in effetti sì, cioè nel senso credo sia un po' la contaminazione dei modelli e dei paradigmi di cui parlavo un po' prima e il cacciatore credo si iscriva un po' in questo e credo lo faccia anche abbastanza bene. Io penso che oggi l'orizzonte mafia e antimafia sia veramente ampio se si sceglie di parlarne. Una volta non c'erano troppi modi per raccontare, non c'erano troppi racconti da fare. C'era il processo a cui si doveva arrivare, le uccisioni di testimoni e magistrati per arrivare a quel processo e dopodiché forse alla fine vissero tutti felici e contenti, a volte il finale un po' aperto, però fondamentalmente la strada era quella. Oggi le strade sono tante, quindi secondo me è giusto sondarle un po' tutte e sondarle in termini di argomenti, ma io direi anche sondarla in termini di linguaggi, che è quello che a cui accennavi tu, perché oggi io, forse un po' per ragioni anche professionali, ritengo fondamentale provare ad arrivare a tutti, non chiudere il discorso né fra addetti ai lavori, ma neanche fra adulti, medi, grandi, eccetera. Bisogna arrivare agli adolescenti, bisogna arrivare a loro, perché, come diceva prima Michel, il discorso è che perché fa più simpatia il mafioso del magistrato? Perché fondamentalmente il mafioso fa parte della società civile, viene da lì. La vicenda di Peppino Impastato, a cui accennavamo prima, vince sempre perché lui veniva dalla società civile, veniva da una famiglia mafiosa, fa un determinato tipo di scelta. Oggi il ragazzo, naturalmente, ora non facciamo, detesto le generalizzazioni anche perché cambiano così tanto le generazioni e i linguaggi che appartengono loro che non è giusto parlare dei giovani di oggi, degli adolescenti di oggi, come degli adolescenti di anche solo 5 anni fa. Però comunque è letteratura che i ragazzi spesso inseguendo il mito del denaro, del successo, guardino alle vicende criminali italiane, straniere. Siamo nell'epoca di Gomorra, siamo nell'epoca di serie TV che raffigurano un po' questo, quindi non credo la strada che ripaghi veramente sia evitare qualunque snobismo, cercare di capire sempre perché qualcosa ha successo e sfruttare anche i canali con cui si arriva al successo, con cui determinate serie TV arrivano al successo, cioè, ma anche sul piano educativo, cioè in qualche modo anche la scuola deve sfruttare determinate dinamiche per aggregare, per creare pensiero critico, per creare confronto e ormai per esempio tutti i progetti educativi anche nelle periferie dimostrano che fondamentalmente perché l'organizzazione criminale vince sulla proposta educativa magari della scuola, della parrocchia, perché spesso la mafia crea aggregazione, crea gruppo, crea comunità, Branco. quindi crea branco, esatto, dà sicurezza e tradotto il linguaggio cinematografico, quando il linguaggio cinematografico è vincente, la fotografia, la colonna sonora, le musiche, e tutto questo ti arriva dentro e ti rimane lì. E naturalmente in base all'età il tuo pensiero critico fa da filtro, ma fino a un certo punto, Ma quindi secondo me ci infatti muoviamo su. quello che abbiamo citato di più sin dall'inizio è i 100 passi. Adesso i 100 passi è riuscito a rendere immortale la storia di Peppino Impastato, sicuramente per la storia di base, ma che se fosse stata fatta da quella che tendenzialmente si è usato per tanto tempo in maniera dispregiativa, lo sceneggiato Rai, no?
se fosse stata trattata come, non, come invece non ha fatto Marco Tullio Giordana, sarebbe venuto fuori un altro film. Cioè, perché 100 passi è i 100 passi? Perché ti racconta la storia di Peppino impastato con un film della Madonna. Quindi il problema è anche quello lì. Cioè, se fosse stato invece il classico film che tu mandi nella giornata della memoria per le scuole o il documentario, non sarebbe stato i 100 passi. I Modena City Rumbles non avrebbero fatto il pezzo che hanno fatto e tanta gente ti avrebbe ancora parlato di Peppino impastato come uno che si è suicidato. Quindi in realtà è lì il discorso, devi trovare dei modi per raccontare le cose, ma lo devi fare in maniera interessante, non ti deve bastare il fatto che stai facendo una cosa giusta o stai raccontando una cosa bella, la devi raccontare bene, devi interessare, perché sennò è comunque colpa tua se non arrivi. Esatto. Sì, esatto. Sì, sì. No, guarda, io da questo punto di vista sono d'accordissimo. Prima stavo... stavo dicendo una cosa, poi la connessione mi ha bloccato, stavo cercando di capire se la live si fosse inceppata di nuovo, volevo soltanto riagganciarmi un secondo che relativamente a questo volevo soltanto dire che, e questo mi riallaccio anche a Peppino Impastato, c'è una piccola regola diciamo a livello di narrazione, no? Quando si scrive una storia c'è questa piccola regola da tenere presente: all'interno di una storia, che sia un film o un libro, tu spettatore farai sempre il tifo per chi è sottomesso. Cioè, se ci sono due personaggi e uno è in difficoltà e uno invece li mette, diciamo, uno a potere e l'altro invece si ribella o comunque in difficoltà, tu farai sempre il tifo per il secondo, quello in difficoltà. E questa cosa viene sfruttata in ogni singolo modo, nel senso da ragazzino in difficoltà che combatte contro magari il lord potente, fino appunto al gangster che combatte contro lo Stato o il corpo di polizia. A tal proposito, mentre Ale parlava, mi è venuto in mente un prodotto dalla qualità altissima che si sposta a livello geografico, ovvero Peaky Blinders, quindi si corre in Inghilterra, si corre a... cazzo, ci ho vissuto accanto e non me lo ricordo più, comunque si corre in Inghilterra, nel centro dell'Inghilterra, e all'interno di una banda criminale, quindi i Blinders, che addirittura, cioè, facevano delle robe tremende, tagliavano, ti accecavano con le lamette da barbiere nei cappelli, roba, cioè, devastante. E, però a livello, allora, a livello visivo è un capolavoro, è meraviglioso, no? A livello attoriale anche, però una roba che a me fa impressione è che a livello narrativo lo Stato oppure i poliziotti vengono sempre raffigurati come peggiori in un modo o nell'altro. Il poliziotto, ad esempio, nella prima stagione di Peaky Blinders non solo è un vigliacco perché non è andato in guerra come tutta la banda, anzi, diciamo, esatto, principalmente loro come invece ci sono andati, perché in Cillian Murphy è andato in guerra. Quella è una grande differenza nella prima stagione, che lo quasi autorizza, addirittura davanti a Winston Churchill gli dà più prestigio rispetto che al capo della polizia. Quindi c'è sia questa cosa che glorifica quindi la persona che si sente, vede tornare a casa dalla guerra, vede che i soldi sono pochi, che ci sono soprusi, allora cosa fa? Con la sua furbizia si dà al mondo criminale. Allora tu, ragazzino, giustamente vedi il personaggio di Cillian Murphy e dici: Madonna, voglio farlo anch'io, voglio diventare anch'io il re delle scommesse e poi diventare il sindaco della città, che adesso mi viene Brighton, ma non è assolutamente Brighton, comunque abbiamo capito. Forse Birmingham. Birmingham, grazie, Birmingham, con la B. E, sì, tra l'altro postaccio criminale a tutt'oggi. Comunque, tutto questo per dire che c'è sempre, diciamo, in queste narrazioni, a differenza di alcuni film italiani meravigliosi, tipo Cadaveri eccellenti di Scola, che non tratta di mafia, tratta di esercito, che però è molto, molto, molto simile, cioè alla fine... Sì. Cioè, che secondo me è un capolavoro. Oppure Le mani sulla città, il cui regista al momento mi sfugge, lì si parla di Napoli... Rosi, grazie mille, Rosi. Lì si parla di Napoli, si parla di politica, anche lì certo, comunque è criminalità organizzata, nel senso, poi alla fine poi politica è uno degli elementi contraddistintivi, nel senso viene filtrata attraverso ovviamente l'ottica della speculazione edilizia e della criminalità. Plastico.
L'investimento per Però ho eccellenza, capito, per lì c'è un eccellenza. linguaggio secondo me molto più, chiamiamolo, coerente e meno spettacolarizzante. Certo, stiamo anche parlando di mostri sacri del cinema italiano, eh? Io sto facendo un po' un paragone impari, però diciamo la spettacolarizzazione secondo me di alcune serie tende un po' a giustificare. Anche tu, Massimo, prima hai detto Joker. Effettivamente, io non sono uno che condanna Joker, assolutamente non me ne frega niente, però effettivamente la violenza è giustificata, no? Si tende sempre a far vedere che il cattivo effettivamente sì, è cattivo, ma in realtà c'è qualcuno più cattivo più in alto di lui. Esattamente. E quindi che fai? Non te la prendi con lui? Questo però dal punto di vista del pubblico capisci bene che cioè, lascia un po' un doppio senso, no? Cioè ha una doppia chiave interpretativa, è un po' ambiguo. Ci sono opere che mancano di ambiguità, tipo, secondo me, la più equilibrata è Il giorno della civetta, secondo me è fenomenale da questo punto di vista, e Ma ci invece, sta. beh sì, tra l'altro, nel senso, io non è che non sto andando a prendere proprio i più facili da demolire, però, La Serie A. capito, ce ne sono altri, sì, nel senso mi sto tenendo nel piano del voglio giocare sicuro, sono onesto, però ce ne sono altri che invece, forse maggiormente oltreoceano, tendono a, oltreoceano, oltre Manica, oltre Alpi, tendono a spettacolarizzare un po' di più. Questa è una riflessione un po' buttata là, però era soltanto per dire che mi è venuto in Sì, mente. io sono molto d'accordo con te. Io vi chiedo scusa, io non riesco a vedere Massimo, quindi Ah, se non lo tolgo la parola a vedi? Massimo non lo vedo e No. forse non lo sento, quindi No, se tolgo la Massimo. parola a Massimo non è per farlo, No, ma Massimo, perché... Massimo ha la battuta in canna adesso. No, Ok. ci sono, Ah, ecco, perfetto, lo vero? sento, Ci lo sei, ci sento, lo sei. sento, Ah, ok. no, tranquillo, vuoi parlare, Luca? Vai, stai No, sgroppando. dicevo che sono molto d'accordo con quello che dicevi sulla spettacolarizzazione. Io, per esempio, rimango in Italia e cito un film che secondo me ha avuto meno successo di quello che merita. Ed è un film che si presterebbe al racconto agiografico barra eroico che io detesto perché fondamentalmente ritengo che eroizzare è il miglior modo per immobilizzare la potenza di un modello, cioè, anche se c'è e chiaramente c'è il valore esemplare nella vita di Falcone e Borsellino, renderli eroi è il miglior modo per allontanarne l'effetto nel nostro presente, almeno questo è quello che... ma non è Concordo. una posizione teorica, è nel concreto che lo vedi, perché fondamentalmente... Guardi a loro come si guarda agli eroi dei libri di, ai condottieri dei libri di storia, non ti appartengono, e questo ma è un problema. Un film che rema in una direzione contraria a questo è del 2015, credo, si chiama Era d'estate. Racconta un segmento veramente molto piccolo, ristretto della loro vita, cioè il periodo che loro passarono alla Sinara per completare la scrittura poi dell'ordinanza che porterà al maxiprocesso, quando fondamentalmente a Palermo rischiavi di morire girando l'angolo di una strada, purtroppo, e lo Stato decise di agire prelevandoli con le loro famiglie e portandoli in carcere, perché fondamentalmente furono, soggiornarono nel carcere della Sinara. Il film racconta proprio quel periodo e devo dire che vedi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con le rispettive famiglie nella più umana normalità, fatta di vizi, di difetti, di freddure di Falcone che a quanto pare era un amante di battute che non facevano ridere, di Borsellino che recitava Shakespeare in siciliano, insomma, in una veste veramente sconosciuta e inedita, quindi rivoluzionaria. E però nella cornice, nello sfondo, capisci il timore, l'ansia, la paura dei figli, le inquietudini, poi l'arrivo alla Sinara con tutta l'amarezza che ne derivò, ma poi avendo preso l'abitudine, una vita senza scorte, eccetera, l'amarezza di ritornare a Palermo. Quindi, cioè, un racconto che secondo me vince, ovviamente. Tuttavia vince sui contenuti perché è un film che non ha avuto successo, o meglio, non è entrato, cioè l'hanno trasmesso in TV da poco, non ha preso piede a differenza di serie TV come quella che citavi tu prima, Peaky Blinders,
Quindi sicuramente c'è qualcosa da sistemare, però si stanno prendendo, secondo me, voglio essere ottimista, ecco, si stanno prendendo delle strade che secondo me spunteranno, e non parlo solo, cioè, ho fatto l'esempio di un film, ma potrei parlare di docuserie, potrei parlare di serie TV, potrei parlare di anche documentari. Secondo me i documentari stanno prendendo una strada sempre meno polverosa, sempre meno, cioè per esempio la docuserie unendo narrativa e documentario può arrivare lontano, soprattutto con un pubblico auspicabilmente più giovane. Ti dico, da questo punto di vista, brevementissimamente, credo che sempre più grande, diciamo, il sempre più grande peso di Netflix nell'intrattenimento sia molto interessante, nel senso che Netflix, essendo un'industria americana, cioè, diciamolo meglio, appartenendo, nascendo nell'industria americana, quindi avendo un modo di fare le cose molto accattivante, molto di qualità molto alta, però avendo anche quel distacco che gli permette di fare le cose analizzandole bene, offrire fondi a persone che se lo meritano. Non lo so, tutto questo per dire che secondo me Netflix in particolare può dare tanto da questo punto di vista, dal punto di vista dei documentari molto accattivanti, tipo come ha fatto con Sampa, no? Cioè, che ha fatto un documentario molto, molto cinematografico, accattivante, oppure come ha Però sì. fatto Wild Wild Country, quello su Osho. Diciamo che sono documentari molto cinematografici, molto accattivanti, che vabbè, come tutte le cose, raccontano le cose un po' di parte, un po' sì, un po' no, un po' sì, un po' no, ma quello è nella natura umana per forza. Però, non lo so. Penso che nel futuro vedremo grandi prodotti di grande qualità che riusciranno ad attirare anche un pubblico, mi auguro, sempre più giovane. Come Sampa, secondo me, ha fatto, che è diventato caso mediatico. Cioè, addirittura, secondo me, è Assolutamente. stato bellissimo che, può piacervi o no, non sono qua per parlare, ma tipo, che Fazio, forse la settimana stessa in cui è uscito Sampa o la settimana dopo, quando ha intervistato la Moratti, gliel'ha chiesto, ha detto: ma lei perché non si è voluta fare intervistare in Sampa? E lei ha dovuto a quel punto in diretta nazionale prendere una posizione. Cioè, capito? Sono cose interessanti, smuovono le acque. Solleticano il dibattito. Sì, ma poi danno anche degli spunti di riflessione. Io prendo l'esempio che hai citato tu di Sampa, perché diciamo che poi i giornali, non solo nella parte dedicata alla cultura, ma anche nella parte, diciamo, quella più commentata, ecco, hanno aperto una riflessione. Io credo che il fenomeno però della questione della legalità riguardi un altro aspetto, che è quello prettamente sociale, economico e culturale. Penso per esempio al lavoro che si sta facendo nelle periferie di Palermo e di Napoli, un lavoro che può sembrare poco, ma in quei contesti è un raggio di Assolutamente. luce in un posto in cui c'è la tempesta. Volendo fare un esempio, è anche un po' forzato, ma lo devo fare, è come una settimana di pace in un territorio che è in guerra da 60 anni. Fate voi qualsiasi riferimento geografico a qualche quadro internazionale in cui questo avviene. E non è poco, perché stiamo strappando dei ragazzi da un contesto difficile. Credo che bisogna porsi la domanda, da una parte, che cosa capiscono i ragazzi di quello che vedono. Io dubito che un ragazzo che ha avuto la sfortuna, fortuna di vivere in determinati contesti come quello della lotta di mafia, in un determinato momento anche storico, delicato o attuale, non riesca a distinguere tra quello che c'è nel film e quello che c'è nella realtà. E dubito che i ragazzi che hanno una condizione economica, se non agiata, comunque difficile, possano invidiare quel modello. Ne possono invidiare sicuramente i soldi, quella percezione del potere. Qui però entra in campo la scuola, entra in campo la famiglia, entra in campo la società. E qui mi riaggancio alla discussione di prima, perché è più facile che un ragazzo possa essere attirato da una massa, qualsiasi essa sia, nel bene o nel male, piuttosto che un luogo aggregativo che può essere la chiesa, il gresso, un'associazione.
credo che questo debba farci interrogare come società civile, come gente che si impegna nella cultura, nelle professioni. Questo va fatto perché secondo me il processo, che sarà lungo, non è una cosa che terminerà nel breve. E anche il riferimento che è stato fatto a una delle case che più di tutte stanno riuscendo ad avere maggiore visibilità in internet per la promozione di film, fermo restando che comunque io mi auguro che ritorneranno anche nelle sale cinematografiche film, perché anche lì si fanno i film, e forse questo bisognerà spiegarglielo con maggiore difficoltà ai ragazzi tra qualche anno. Però credo che delle scommesse lì possano essere fatte, perché sono grossi investitori che hanno un interesse nell'aprire una discussione, perché si parla della piattaforma, si parla del film piuttosto che della serie, e si apre una riflessione. Secondo me quella su San Patrignano è stata veramente giocata con molta intelligenza, specialmente in un contesto nel quale, ecco, un altro tema, di droghe non se ne parla completamente, cioè almeno negli anni 60-70 se ne parlava, per dire giusto o sbagliate che siano, ma se ne parlava. Oggi sembra una cosa relegata a qualche iniziativa, molto spesso solo dei radicali, se non di qualche associazione che chiede la legalizzazione. Una riflessione però nella società va sviluppata. C'è da chiedersi come può la società eventualmente, o chi agisce nella società, incidere in quelle che sono le scelte cinematografiche che possono fare questi soggetti. Come può nascere una domanda se deve essere solo indotta dal mercato? Prova a fare una riflessione molto più vicina al campo, diciamo, politico. Ma sai secondo me qual è la risposta a questa domanda? Cioè, proprio da un punto di vista solo di storytelling, e poi proviamo a capire se può avere valore nella realtà. Secondo me il ragazzino indigente, il che vive in determinati contesti, tu non sei affascinato dalla mafia. Tu sei affascinato dalla condizione sociale per cui tua madre è single, giovane, non c'è più nessuno che le va a rompere le palle mentre ritorna a casa da lavoro, perché tu sei rispettato. Tu apprezzi l'idea di avere quella capacità economica per pagare le bollette a fine mese. Tu apprezzi una serie di cose che vai a considerare principali rispetto al piccolo prezzo che ti viene chiesto di lavorare per quella o quell'altra persona. Cioè, in un'Italia che fa del lavoro in nero una delle principali fonti di introito, cioè, che differenza c'è rispetto a chi mi paga in nero, quando posso evitare a 14 anni che mia mamma, dopo essere andato mio papà, abbia ogni giorno sulla porta gente che non so come finisce, perché chi sono io per farmi rispettare? Cioè, secondo me la zona grigia è che quell'ambiente ti offre una protezione, di cui poi si usa un sacco, no? Il rispetto, la protezione, l'inviolabilità. Però in determinati contesti questo funziona. Qual è la cosa che ti fanno vedere sempre nei film prima di tutto, o nei libri? Che nel momento in cui tu diventi affiliato, automaticamente è in un determinato rango, e quindi le persone ti vedono in un altro modo. Penso la scena del Padrino parte seconda, in cui Robert De Niro fa questa bellissima sfilata vicino al patrono, e che puntualmente abbia sempre degli incontri, persone o persone del quartiere che capiscono a quel punto chi è lui e che iniziano a trattarlo diversamente. Cioè, quindi secondo me il punto è lì, nel senso, non è il fatto che io voglio diventare mafioso o io voglio chissà che cosa, io voglio smettere di avere quei problemi che quella condizione mi crea. Beh, anche molto vicino a quei bravi ragazzi, diciamo. Certo, sì, sì, certo. Sì. C'è molto quell'idea del rispetto, è vero. Gego75 in chat dice: non riescono a comprendere i valori veri. Allora, questa è una... È molto, diciamo che appunto è una zona grigia, è una zona molto grigia, nel senso, qual è il valore vero di fronte alla, a volte, necessità, a volte al proprio l'ambiente in cui nasci e cresci, diciamo, all'interno di una mini comunità. Il rispetto è tanto, magari per un ragazzo che appunto lo vede esercitato e si trova in una situazione di difficoltà, come diceva Ale. Ma poi avete citato Netflix. C'è, secondo me, una serie Netflix che un po' fa questo discorso su Cosa Nostra americana. Si chiama Fear City, l'ho messa in chat.
si occupa un po' di analizzare i problemi che ha creato Cosa Nostra a New York negli anni 70, e secondo me lì c'è un polso della situazione, ti fa vedere perché anche la narrazione americana è diversa dalla nostra. Intanto perché ci sono le intercettazioni dei mafiosi americani che sono davvero da Scorsese. L'ho preso, gli ho spaccato la testa, poi sono rientrato nel bar, gli ho fatto vedere chi era il capo, gli ho rotto le ossa, l'ho buttato nel fiume e poi sono andato al suo amico e gli ho detto: ma le vuoi prendere anche tu come le ha prese il tuo amico? Cioè, sembra, cioè, ti rende plausibile il fatto che un giovane Scorsese, un giovane Coppola, girando da giovani per locali o andando nei bar la sera, assistessero a queste scene. Le nostre intercettazioni arrivate nei processi della Cosa Nostra siciliana Cucca Meridionale sono completamente differenti. È gente che probabilmente era braccata dal Rinascimento e dal Medioevo, non parlava al telefono dicendo a chi aveva rotto le ossa, chi aveva affogato, chi era la vittima di estorsione di quel giorno. Quindi ci credo che paradossalmente quel modo di fare da spacconi e da sbruffoni, che li ha resi comunque delle prede per certi versi più semplici per la polizia statunitense, ne abbia anche reso un modello da un certo punto di vista decaffeinato. Non che si siano macchiati di reati terribili, però il gangsterismo, come l'abbiamo analizzato all'inizio, è un fenomeno molto diverso per pericolosità criminale e sociale rispetto alle mafie meridionali. E questo si riallaccia anche al discorso di Peaky Blinders o di un sacco di altri film e di narrazioni americane in cui a un certo punto arriva la mafia italiana. Cioè, se ci pensate, quante volte capita che c'è quell'organizzazione criminale o quell'organizzazione mafiosa che si sta sviluppando? Arrivano al momento di forza e chi diventa il villain? Qualcuno mandato da giù Sì. che deve andare a ristabilire le gerarchie. Quindi anche all'interno del sottobosco e della mitologia criminale e della narrazione hollywoodiana è arrivato il messaggio del pericolo che rappresentava un po' per tutti Cosa Nostra in quegli anni. Cioè, una narrazione tanto terrificante, gli americani la fanno soltanto rispetto ai cartelli sudamericani, perché l'altro grande nemico che hanno affrontato, e anzi, cioè, loro l'hanno quasi vissuto in casa a un certo punto, la guerra al narcotraffico. Sì, ma è, cioè, come dire, mettere sempre all'esterno l'orrore vero, no? Quindi invece di mettersi un po' in discussione, diciamo, rispetto a dinamiche economiche, io prendo spunto da quello che dicevi tu prima, sulla differenza di linguaggio anche nelle intercettazioni, che poi diventa differenza di linguaggio nel racconto cinematografico, e che è differenza di linguaggio, credo, anche dei criminali stessi all'interno delle organizzazioni. Basta fare riferimento, magari non all'attualità, di cui ora non ho riferimenti precisi di intercettazioni in questo momento, però fondamentalmente i grandi collaboratori di giustizia hanno fatto capire, ma anche poi lo studio che è stato fatto dei pizzini di Provenzano, per intenderci, c'era tutto un altro livello di allusione, tutto un altro, un linguaggio di tutt'altro tipo, e credo che poi sia così, come dire, nascosto, mascherato, apparentemente tranquillo, sia il linguaggio del criminale italiano, ora per intenderci, non voglio creare etichette, però tanto mascherato il linguaggio del criminale italiano, tanto apparentemente innocua è anche la proposta che viene fatta ai giovani. Ora, prima dalla chat arrivava un riferimento ai valori, è vero, un terreno pericoloso, però io cioè, ho fatto un corso di aggiornamento, potremmo dire, per insegnanti, che riguardava proprio la narrazione delle mafie nella scuola. È organizzato da Libera, tra l'altro, un corso veramente interessante, perché ci ha aperto gli occhi, almeno lo ha fatto con me, io non avevo mai ascoltato una lezione così efficace sull'argomento, sulla vera e propria, loro l'hanno chiamato dispositivo educativo, cioè proprio un sistema educativo strutturato e meditato in tutti i suoi elementi, ma non perché dietro ci siano, come dire, professori di pedagogia, ma perché in realtà oggi credo, almeno questa è la mia opinione, poi naturalmente è discutibile, non ripaghi molto parlare di antivalori della mafia e valori della società buona, della società sana. Si tratta di valori anche nel caso della mafia, ma non perché positivi, ma perché instillati quotidianamente in menti giovanissime, e che hanno un preciso riscontro nella realtà, come diceva Massimo prima.
Cioè, fondamentalmente il lavoro nelle periferie è un continuo disattivare, disinnescare ragionamenti, facendo vedere un po' dove la falla. Io ho lavorato a un progetto di educazione civica in un liceo di Bologna che riguarda le mafie e abbiamo, oltre ad aver fatto naturalmente discorsi storici, preso, diciamo, un caso di studio classico, il sacco di Palermo, che è fondamentalmente la raffigurazione, prima si citava le mani dentro la città di Rosi, quindi fondamentalmente raffigura il triangolo politica, imprenditoria, criminalità. E naturalmente abbiamo cercato un attimino di sbriciolare la dicotomia bene male, che non serve a nulla, non serve ieri, non serviva ieri come non serve oggi, per far capire che fondamentalmente la mafia è stata erogatrice di servizi che in quel caso Esatto. erano legati all'edilizia, ma che era anche lavoro, perché fondamentalmente i cantieri di Palermo, che deturpavano una delle città più belle d'Europa e del mondo, fondamentalmente davano lavoro. Ma a che prezzo davano lavoro? A che prezzo il servizio avanzato dalla mafia aiuta, crea vantaggio? Ed ecco che lì ovviamente i ragazzi hanno cominciato a incuriosirsi, cioè si capiva subito la differenza di interesse, perché, come dire, in qualche modo il tarlo nella loro testa entrava. E io credo che non ci sia altra soluzione per arrivare a loro, per in qualche modo, se non si riesce a portare, diciamo, sulla strada, sulla retta via, se possiamo esprimerci così, comunque instillare il dubbio. Il dubbio, come dire, è sempre una garanzia, anche sui lunghi tempi. Ma io guarda, adesso io in vista della pausa, in vista di Massimo che ci deve lasciare, io volevo farvi anche una domanda riguardo, riallacciandomi anche a questo, no? Adesso questa diretta, questa live nasce da un'idea ben precisa, ovvero l'idea ben precisa era, visto la possibilità, riunire sotto lo stesso tetto tre ragazzi di un'origine territoriale comune, che potessero parlare con cognizione di causa, ok? Come dice sempre Alessio, tre ragazzi sui 30 anni che 30 anni fa non avrebbero potuto fare una conversazione simile, ok? Io quello che vorrei chiedervi, e secondo me anche Massimo vorrà spendere, credo, mi auguro, qualche parola, è proprio come viene vissuta la mafia adesso? Realmente, no? Perché abbiamo parlato tanto di finzione, di narrazione, di raffigurazione, che è anche giusto perché è il titolo della live, però secondo me è anche interessante vedere un po' come è vissuta adesso, perché anche Ale spesso dice che viene vissuta quasi con dicendo ormai c'è la mafia, ormai qua, ormai là, però effettivamente, no? È ancora forte come un tempo, lo è di più? Si è spostata, ha spostato i suoi interessi più da un punto di vista bancario, come io credo e sostengo, però nel territorio com'è vissuta effettivamente? Posso intervenire io Certo, citando un caso che è successo un anno fa. Nel periodo, penso, delle festività pasquali è venuto a mancare un appartenente ad una famiglia che notoriamente fa vedi la criminalità organizzata. C'è stato un funerale quasi sullo stile di quello del padrino. Parliamo praticamente da 2 mesi dall'inizio della pandemia, parliamo del 2020. E ci fu un clamore, ho partecipato a una diretta e mi hanno fatto questa domanda, quindi sostanzialmente è un tema che riprende l'attualità molto spesso però quando diventa cinematografico. Mi rendo conto che oggi se ne parla poco, non credo che la mafia sia più debole di allora, io credo che forse volendo parlare da siciliano, ma la discussione sarebbe sbagliata perché prenderei uno stereotipo come se la mafia esistesse solo quella siciliana e poi grazie a Saviano c'è la camorra in Campania e l'andrangheta in Calabria, sì, ma può essere, non si sa, vediamo se fanno un libro o un film che fa successo. Oggi parliamo di mafia e ne parliamo a livello globale, parliamo di una potenza economica che credo che sia in competizione allo stato attuale solo con la Cina. Cioè nessun paese, penso, industrializzato può fare concorrenza alla mafia per la sua capacità di radicamento. Poi, dopodiché,
c'è mafia e mafia, bisogna vedere quella che fa riferimento a un determinato, diciamo, origine, ma ne ha cambiata l'ossatura, non è più quella mafia che parla al telefono e dice che ammazza il bastonato uno per il pizzo. Parliamo magari della mafia dei colletti bianchi in alcuni contesti, parliamo della mafia che è interessata in alcuni contesti su conflitti. Quindi credo che la cosa è completamente diversa, non è neanche quella di Pablo Escobar, visto che prima parlavamo dell'arbitrato, cioè Pablo Escobar era un mito del popolo perché in un contesto povero lui aveva un'idea che era lontana anche da quello del modello che possiamo stereotipare noi come quello di mafia. È una cosa diversa, è una mafia che potrebbe sembrare quella più vicina al popolo, alla massa, dalla possibilità di mangiare, dalla possibilità alla madre o alla sorella di sentirsi protetta. Diciamo che questa qua è una regola che potrebbe funzionare se la volessimo ammettere fino alla prova contraria che non sei più nella famiglia giusta e quindi anche tua madre, tua sorella, tuo figlio, per quanto non c'entrino assolutamente nulla con quelli o con te, rischia e rischia a prescindere. Io ecco, ritornando alla discussione cinematografica, anche perché vi dovrò salutare, quindi colgo l'occasione per ringraziarvi e farvi dei miei complimenti perché è stata veramente un incontro molto interessante e seguirò con interesse i prossimi. Si faceva il riferimento che la cinematografia tra il più debole e il più forte tendiamo ad avvicinarci a quello che è più debole. Dico, può essere un principio. Io solitamente, se il libro o il film o la serie è bella, mi avvicino a quello che è il protagonista. Nei film che sono stati citati c'è un antagonista molto spesso che è lo Stato. Lo Stato che può essere quello che viene rappresentato dai poliziotti in Peaky Blinders, diciamo che non solo come siciliano, ma diciamo che viviamo in un paese in cui su molte cose bisogna fare luce. Luca è a Bologna e sa benissimo quella città come è ferita dalla mancanza della giustizia e dalla verità. A volte lo Stato sembra non essere quello Stato che vediamo nella Costituzione, quello per cui i padri della Resistenza hanno combattuto. E molto spesso è facile renderlo un antagonista da attaccare. Se questo può essere utile per sollevare la rabbia, il senso di ribellione, di ricostruzione, di ritornare a riprendercelo, perché il tema poi non è semplicemente che il protagonista ti piace, alla fine sì, il protagonista di Peaky Blinders anche a me piace, però spengo la televisione, non vado a fare il gangster, non traffico né alcol né altro. Però mi piace perché sono riusciti a farlo. Forse bisognerebbe farlo questo con dei personaggi storici. Di recente hanno fatto la serie Assolutamente. televisiva o il film su Nilde Iotti. Dico, ci sono dei personaggi che fanno parte della nostra Repubblica e che sono nella società. Andrebbero rilanciati. In questo il ruolo fondamentale c'è la stampa, l'informazione, quindi chi fa informazione così, chi fa civismo. Il tema però di fondo è che deve ritornare a essere una battaglia civica per la quale chi pensa di poter fare soldi lo fa anche attraverso il cinema, la televisione, perché è incardinato in un percorso. Credo che questa parentesi, ecco, ho utilizzato prima il riferimento dell'inizio, concludo con la fine della pandemia. Quando ritorneremo a vivere, forse, se riusciremo a dare fondi in questo periodo a questi valori, a queste battaglie, probabilmente ci ricostruiremo e ci riprenderemo quello che è nostro, perché vediamo che quelli che possono sembrare dei protagonisti, alla fine dei conti, sono gli antagonisti molto spesso del bene comune e della giustizia. E questo credo che sia un elemento che resti in testa, perché poi la televisione la spegniamo, ci piace avere delle garanzie, però voglio vedere quanti ragazzi sarebbero disposti a sparare ad un amico fraterno perché te l'ha detto il boss, perché bisogna fare Esatto, perché ha mentito esatto. o per una questione di soldi. Dico, poi per l'amor del cielo si verificano dei casi in cui i valori non sono talmente forti, non ci fa caso e interessano i soldi, però credo che una società si costruisce anche su determinati sacrifici e sfruttando determinati esempi. Io credo che ne abbiamo tanti e questa iniziativa di stasera dimostra anche la tanta voglia di voler rilanciare questi temi, questi aspetti, questa riflessione. Credo che è un contributo importante, specie in una piattaforma social nuova, che consente di riflettere anche su questi temi, perché la violenza è bella la spettacolarizzazione, ma non vorremmo dover uscire di casa e prendere a pugni qualcuno per essere rispettati. Quindi quell'antagonista di alcuni film diventa,
non il protagonista, ma noi siamo i protagonisti di quella storia. E se le cose non vanno bene, si diceva che il voto è uno strumento di libertà, probabilmente uno dei pochissimi, però resta anche la libertà quando stai fuori, e in questo periodo che ci è stata negata, penso che dovremmo riconquistarne tanta. Sicuramente la legalità è uno di quei punti da cui ripartire, anche perché non solo perché siamo italiani e abbiamo vissuto tante fasi in cui la giustizia non c'era, però è necessario ricostruire un senso civico importante, e spero che la nazionale ci dia la possibilità di credere ancora nella bandiera per qualche altro motivo. Però una mano lava l'altra, entrambe lavano la faccia. Esatto. Bene, Ale, volevi dire qualcosa? Ti ho visto. No, 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 no. Guarda, entrambe lavano il viso, va benissimo per Allora, diciamo che sull'augurio di questa vittoria degli europei. Scaramassai, però, eh? Cioè, qua in Sicilia si parla poco a prescindere, no? Questione scaramantica, non parliamo di Esatto, legalità o di illegalità. Qua si parla poco il giusto, va? Si fa l'accenno e va si fa bene, anche allora. la scaramanzia che si tocca ferro. Ecco, sono stato qui pulito, Tocchiamo ferro. E allora noi andiamo in 2 minuti, due minuti, perché sarò molto veloce a fare questa cosa in pausa. E salutiamo Massimo, che è stato così gentile ad Grazie a essere con voi noi ragazzi, vi stasera. saluto Ci ha io e dedicato complimenti Massimo. ancora, in bocca al lupo. Buon Grazie lavoro, ciao Massimo. Luca. Tra E noi torniamo tra pochissimo. pochissimo, sì.
Siamo live di nuovo, perfetto. E io sono tutto strecciato, quindi adesso, mentre iniziamo a parlare, mi modifico dall'altra parte perché posso farlo. Allora, Ale, ti chiederei di ricominciare intanto che io mi streccio l'immagine. Assolutamente sì. Allora, un altro secondo me importantissimi da affrontare, se non fondamentali, è questo tipo di approccio alla narrazione criminale. Facciamo un passo indietro, diciamo la narrazione criminale. Cioè, secondo me va detto ed è importante dire che io ci credo che ci sia stato un momento storico, sociale, antropologico in cui lo Stato era un prepotente come un altro. Nel senso, siamo tutti cresciuti con lo sceriffo di Nottingham, che era il cattivo, l'esattore delle tasse cattivo contro cui la banda di Robin Hood si batteva e rubava il denaro ai ricchi per darlo ai poveri. O comunque, all'interno della narrazione europea, io ci credo che lo Stato sia stato vissuto per tanto tempo in tante realtà geografiche come una presenza ingerente, un oppressore, da cui i coraggiosi dovevano portare il popolo a combattere, a resistere. Cioè, effettivamente fa parte della nostra storia. Il problema è che andrebbe spiegato, raccontato bene, perché da un certo punto in poi questa cosa non ha più senso. C'è questo continuo ritorno all'immaginario cavalleresco, mitico, al banditismo glorioso, di cui i mafiosi sono i successori. È una catena che bisogna rompere. Perché se no è viva, è come la Yakuza che sono i discendenti dei samurai. E cioè, è un gioco facile, è un gioco inquietantemente facile per legittimare intanto verso se stessi questo tipo di azione. Perché dice, mi comporto come si comportavano nel Medioevo, ma non è più il Medioevo, non stai combattendo più quello stato. Quindi secondo me questo è un passo che andrebbe fatto anche nella narrazione dell'antimafia, cioè focalizzarsi sul dire sì, è vero, probabilmente questo magari ad un certo punto è accaduto, ma non è più così da troppo tempo perché tu possa continuare a usarlo come argomento. Sono d'accordo, diciamo che secondo me va fatta una premessa, non voglio fare il prof di turno, però riprende anche il discorso che facevi con cui abbiamo cominciato, cioè il confronto narrazione americana, narrazione nostrana. Diciamo che l'America, alla narrazione americana comunque manca qualcosa che fa parte della nostra storia, fa parte della storia di... Per intenderci di Cosa Nostra, ma direi del crimine organizzato nel Mezzogiorno d'Italia, l'unificazione. Cioè, fondamentalmente, se l'unità, se l'unificazione, se il risorgimento non avesse avuto le caratteristiche che ha avuto nel bene, ma anche nel male, e ormai, ve lo dico da docente, i libri di storia sono, devo, fortunatamente molto chiari sul punto. Io ho fatto gli esami di terza media da poco, ci sono state le cosiddette tesine, sulla mafia e devo dire che sono stato piacevolmente sorpreso al fatto che alcuni dei miei alunni fondamentalmente avessero idee chiare che io alla loro età non avevo chiare, perché fondamentalmente, ripeto, nel risorgimento ci sono le radici di questo discorso, perché è ormai palese che per parlare di mafia, per parlare di Cosa Nostra, dobbiamo iniziare a parlare di Stato, cioè lo sta, diciamo l'organizzazione nei suoi intenti e nei suoi metodi, probabilmente possiamo andare a finire all'Impero Romano, cioè nel senso, o al meglio. Pare la mafia del pesce già in Grecia antica. Cioè, pare che le prime forme di racket fossero quelle del mercato del pesce già in epoca classica. Diciamo, nel mondo romano io direi che possiamo anche poi prendere, io direi, metodi feroci tanto quanto quelli a cui accennava prima, a cui accennavate prima con Peaky Blinders, perché fondamentalmente le pene capitali dei romani non avevano nulla da invidiare ai Certo. metodi utilizzati da criminali fino a pochi decenni fa, ma anche, non so, chi riscuoteva le tasse faceva la cresta sul guadagno che ne ricavavano, insomma. Però, se vogliamo essere precisi ed esatti anche nella narrazione, quando è nato lo Stato italiano, a quel punto, è nata un'organizzazione che in qualche modo ha iniziato a rubare, a togliere allo Stato quegli spazi che lui in qualche modo non occupava, forse si rifiutava di occupare. L'altro elemento che mi viene in mente rispetto a quello che dicevi tu
è che è vero, va spezzata la catena, quella catena appunto nociva che riguarda l'intervento dello Stato. Purtroppo quell'intervento, se parliamo almeno di Cosa Nostra, io i miei strumenti sono abbastanza circoscritti quando a conoscenza, non sono in grado di esprimermi nello stesso modo su 'Ndrangheta, Camorra, Sacra Corona Unita, e sarebbe necessario proseguire perché oggi si parla di mafie, non di mafia. Però l'intervento dello Stato vero, deciso, innanzitutto è venuto dopo quello della società civile. E sono nati prima Peppino Impastato e potrei continuare, io porto sempre quando parlo ai ragazzi l'esempio di Serafina Battaglia, la prima donna che ha infrando il velo dell'omertà provenendo da una famiglia mafiosa. Io a dei ragazzi di Bologna ho fatto ascoltare un video YouTube meraviglioso in siciliano, l'ho tradotto per loro e vi assicuro, io ero incredulo, Peppino Impastato perdeva 10-0 contro Serafina Battaglia. Una cosa che mi ha riempito il cuore, ma come, cioè, dei ragazzi a Bologna che giustamente vedono lontana questa figura anche da un punto di vista linguistico e che però in qualche modo ne capivano l'intento, l'intenzione. La società civile è arrivata prima dello Stato. Gli anni 80, che prima si parlava di Samba, Samba può essere utilizzato sotto vari punti di vista, perché fondamentalmente il problema della droga era anche il problema del narcotraffico che è passato diciamo, dal traffico commerciale allo spaccio, al dettaglio in Italia, proprio in quegli anni, quando finalmente lo Stato è intervenuto massicciamente. Lo Stato ha costruito in poche settimane un'aula bunker a Palermo, ha dato tutti gli strumenti necessari a celebrare il primo grande maxi processo alla mafia, e Falcone lo diceva sempre, si infuriava contro chi generalizzava sullo Stato, quindi aveva capito quello che naturalmente dicevamo adesso, cioè spezzare la catena, cioè riconoscere le colpe ma individuare i meriti, perché se no non ne usciamo più. Sono d'accordo, se no è troppo facile, cioè se no si fa il gioco del gabbiano sulla spazzatura che starnazza, mentre tutte le persone girano per la città, vanno nei posti, fanno le cose, poi ci sono i gabbiani sulla spazzatura che starnazzano. E secondo me l'approccio per cui tutto fa sempre schifo, ma tutto è uguale, ma tanto chi se ne frega, è un po' quello. Ma infatti, secondo me, qua ritorna pure il discorso delle differenze con la narrazione americana. Si parlava del magistrato o dello sceriffo, cioè questo tipo di figure. C'è anche una grande differenza, nel senso, i magistrati negli Stati Uniti, o comunque le figure dei procuratori processuali, che sono le più simili all'idea che abbiamo noi di magistrato, sono figure elettive. Cioè, Harvey Dent nel Cavaliere Oscuro è eletto, è un procuratore distrettuale eletto. Noi abbiamo lo spauracchio della carica giudiziale per elezione, perché comunque abbiamo sempre avuto paura dell'intromissione mafiosa, volenti o nolenti, che lo si riconosca o meno. Il discorso di questi, sempre di questi concorsi ultra blindati, è perché dall'Unità d'Italia sapevamo che prima o poi era una marea che avremmo dovuto affrontare. Quindi anche questo cambia, nel senso, tutte quelle storie americane di queste zone di provincia dove arriva The Rock e viene eletto e scelto sceriffo. Cioè, è un tipo di narrazione che da noi non avrebbe potuto esistere ed esserci perché noi abbiamo paura di quel tipo di fenomeno. E quindi anche questo ha forgiato, secondo me, l'idea di costruzione dell'immaginario criminale, ma ci ha obbligato a una super severità nella costruzione dell'immaginario eroico. Perché noi abbiamo dovuto sempre trattare, perché quello non si può fare, quello lo sappiamo, ma il magistrato, ma il poliziotto, quello che fa è giusto. In realtà, paradossalmente, noi siamo sempre stati molto maturi nell'approcciarci ai nostri eroi, meno ai nostri criminali. Questa è un'argomentazione che io sostengo molto. Ogni volta che la sento, sono sempre molto d'accordo con te. Quando parli della maturità con cui abbiamo affrontato questi argomenti. Adesso io faccio un attimo un 180 gradi, chiedo scusa agli spettatori, devo fare. È una manovra tecnica, è come togliere un dente, non ve ne accorgerete neanche. Clicco un bottone, Luca e io siamo invertiti, ma perché mi dava fastidio che Luca non fosse in mezzo perché è l'ospite. Quindi scusate, piccolissima parabola, No, questi noi dettagli ci registici. aiutiamo e volevamo scusarci con gli spettatori perché oggi a Michelle hanno cambiato i farmaci, quindi cerchiamo Esatto. di
E questo, niente. Adesso io tirerò fuori la mia chicca. Tocca tirare fuori la chicca, che secondo me Io voi ho vi siete paura. immaginati chissà che cosa, ma allora, secondo me è molto molto coerente. Vediamo cosa ne pensate voi. Allora, io qua davanti a me ho la locandina di un film, ok? È un film che è in uscita, non so se è già uscito, appena uscito, comunque le pubblicità stanno girando in questo momento in Già lo so, televisione. Adesso ho ho già capito. capito dove voglio andare a parare, perché abbiamo parlato, io ho tirato fuori dei nomi che non stanno né in cielo né in terra, che dobbiamo un attimo mettere da parte, perché non ci sta, cioè Rosi, Tupalle, cioè basta, ok. Ne vuoi proprio parlare, va Ne bene. voglio parlare, esattamente. Io sempre più curioso. Esatto, allora io quello che non abbiamo parlato invece è il genere della commedia, un Ah. genere antico, spesso guardato con disprezzo ma nobile. E, a riguardo io vorrei parlarvi di School of Mafia. Esattamente, Mi sa che ho capito. allora praticamente di cosa parla School of Mafia? Io ho visto i trailer mentre ero a lavoro, comunque. Parla di questi boss mafiosi americani. No, devo capire queste dinamiche. Quindi sono questi boss o comunque membri delle famiglie. Sì, sono boss mafiosi americani che alla morte di un altro boss, che penso il capo, di comunque quello che fa da capo alla mafia L'alfa. newyorkese, lui muore, loro vanno nel panico perché temono una guerra tra gang. E decidono che servono degli eredi. Nel caso loro morissero, servono degli eredi. Soltanto che i tre figli non vogliono fare i mafiosi. Allora cosa fanno? Prendono da New York, li spediscono a Palermo. Anche qua, scelta Scuola di geografica. for in Erasmus, Esatto, vanno in esatto. Erasmus per imparare a fare i mafiosi. Quindi fare, non lo so esattamente il film cosa voglia insegnare a questi, cosa sia fare il mafioso, però. Fondamentalmente la comicità sta nel fatto che questi tre devono essere evidentemente inetti a uccidere, dare fuoco alle persone, dare fuoco ai locali che non pagano il pizzo, non ne ho idea. Ma quello che mi interessa a me è sapere da voi, diciamo, ha senso una narrazione simile? Il regista è italiano, anche qua specificare, il regista è italiano, la produzione è italiana, non è americana, anche perché è una comicità molto italiana, mi sarebbe sembrato strano. Sono d'accordissimo, Cioè, sono un americano d'accordissimo. che fa una comicità così mi sarebbe puzzato un po', invece è tutto, tutto uno strano. E non lo so, cosa ne pensate? Parliamone, io non lo so, ma a me sembra una cafonata, però per favore non ditemi solo è una cafonata, lo so benissimo, sì. No, proverò a, non lo so, Però anche vai, qua, adesso no? Adesso, facendo. dandogli un attimo una spolverata di Vai. serietà, una spolverata di serietà, adesso. Dici, è una cosa che succede anche nel Padrino. Michael Corleone, Sì, quando parlerà il suo Erasmus. esatto, Il è suo vero. No, Erasmus allora che conosce a effettivamente Bologna. è vero che lui Vai, vai. va in Sicilia, però lui va a nascondersi, non a imparare a far Va a fare. nascondersi. Non è una scuola di formazione, È non è propriamente una scuola di vero. Però formazione. diciamo, allora sì, probabilmente c'è un eco del Padrino, però io quello che voglio chiedere a voi è questo, nel senso io mi riallaccio un pochino al discorso del 30 anni fa, una cosa così, ok? Allora, il Padrino, secondo me, è vero quello che avete appena detto, non ci avevo pensato, è molto molto intelligente questa cosa, però secondo me c'è anche da dire che Coppola era comunque americano, cioè veniva da una famiglia italiana, però era americano. C'era un retaggio americano, c'era la possibilità di dire certe cose, mentre da noi fare una commedia dove si insegna dei ragazzi a fare i mafiosi 30 anni fa sarebbe stato impensabile, secondo me. Poi mi direte voi se sbaglio. Magari esiste, io non la conosco. Anche questo magari è un segno dei tempi che cambiano, della percezione che cambia? Luca, vuoi iniziare tu o... Ma, È un po' no, no, vai adesso, spigoloso, vai, è vai, magari un po' magari... così, però. Allora, in realtà, io sono dell'idea che l'importante è che se ne parli. Cioè, ecco, dividiamo la risposta in due. L'idea che si possa arrivare a fare un determinato tipo di commedia di questo tipo, in realtà non è necessariamente negativa, e come diceva Massimo prima, parlando comunque del cinema in generale, neanche voglio...
voglio prestarmi al gioco per dire oh mio Dio che indignazione, oh mio Dio che cosa. Io nel senso, a parte che appunto è un tema che nella cinematografia degli anni 70, 80, 90 c'era questo, il criminale che andava a formarsi, perché comunque anche traspariva l'idea che cioè, gli americani per fare lo sbarco in Sicilia hanno dovuto parlare con le famiglie siciliane, cioè, quindi tutto questo in realtà è accaduto. Cioè, lo sbarco in Sicilia è stato fatto grazie a Cosa Nostra, infatti poi sono stati messi a sindaci, presidenti di regione, cariche politiche, membri delle famiglie, proprio perché avevano aiutato. C'è stato un noi ora siamo abituati a vederlo potenzialmente con gli eserciti invasori in Medio Oriente, che si mettono d'accordo con nuclei organizzati, armati, sul posto, garantendogli controlli o agevolazioni nel momento in cui la terra venga conquistata. È successa la stessa cosa. Le bande armate, gli arsenali nascosti e il controllo sul territorio ce l'aveva una Cosa Nostra che annaspava durante il ventennio anche per ragioni di sicurezza criminali, non c'è nessun problema nel dirlo che effettivamente avevano ricevuto un determinato tipo di pugno di ferro, c'era stato, per quel tipo di mafia, e quindi si offrirono piacevolmente all'idea di un cambio di leadership. Questa premessa è semplicemente per dire che in realtà un film del genere lo fare. Mi fa sempre un po' ridere quando ritorni nel comune. Spero che sia qualitativamente, non l'ho visto, però che dire, in realtà se uno può solo sperare che sia fatto bene. 30 anni fa un film del genere non si poteva fare, Michel, perché 30 anni fa la mafia non esisteva. Cioè, lo potevi fare School of Mafia perché la mafia non esisteva. Cioè, basta andare su YouTube e recuperare Falcone Borsellino che parla con Totò Cuffaro, presidente regionale della Democrazia Cristiana in quel momento, e Totò Cuffaro è indignato davanti a Falcone dall'immagine che lui dava della Sicilia. Uno è stato fatto saltare in aria con 500 kg di tritolo, l'altro è diventato presidente di regione. Esatto. Fine. Sipario. Diciamo che io ho visto il trailer di questo film un paio di volte, non volendo, cioè nel senso è passato in televisione, ma non perché ora voglio fare snob, perché in realtà, riprendendo anche il discorso che faceva Alessio, io non ritengo la produzione e la proposta di un film del genere pericolosa, o comunque nociva, o comunque controproducente. Perché? Perché innanzitutto non è un film che avrà, credo, lo dico, lo giudico senza averlo visto, ma facendo il paragone con altri prodotti simili, non credo avrà presa tra i ragazzi, non credo che produrrà effetti negativi sulle nuove generazioni, eccetera, eccetera. Ma in realtà mi arrogo il diritto di, appunto, dire prima di aver visto che fa un racconto, mi pare imposti un racconto abbastanza ingenuo, fondamentalmente su cosa? Sul ricambio generazionale, sui figli che non riconoscono i padri, la nuova mafia che non rispetta la vecchia, che fondamentalmente è il racconto che già c'era negli anni 50, 60, cioè negli anni 60, quando la prima guerra di mafia fondamentalmente fece cambiare gli assetti in Sicilia. Fondamentalmente si ripetevano le stesse cose, i vecchi dicevano dei giovani, i giovani hanno la sabbia nella testa, che mi pare sia una delle frasi che ho sentito nel trailer. Tra l'altro, piccola nota interessante, mi pare che ci siano dentro il film Nino Frassica e Emilio Solfrizzi. La mia memoria mi aiuta a dire che sono attori che io ho visto almeno un paio di volte in film di tutt'altro genere, in racconti di antimafia. Solfrizzi, che abbia interpretato Borsellino, e Frassica, il presidente del maxiprocesso, in una docuserie abbastanza recente. Quindi io penso che anche gli attori, tra l'altro Frassica siciliano, in qualche modo capiscano che non stanno prendendo parte a chissà quale abominio. La verità è che secondo me la commedia è legittima e una volta tanto, una volta di più, dovremmo imparare fondamentalmente da chi qualche cosa l'aveva già fatta, perché come diceva Alessio, 30 anni fa la mafia non esisteva, ma ormai l'abbiamo citato non so più quante volte, ma è inevitabile, Peppino Impastato faceva ridere, dissacrava, cioè utilizzava la risata così come deve essere utilizzata. Cioè, Peppino Impastato faceva un programma che si chiamava La Cretina Commedia,
in cui parlavamo di viaggi di formazione, diciamo, tra Stati Uniti e Sicilia. Ecco, lui quando Tano Badalamenti faceva la spola Stati Uniti-Sicilia per il narcotraffico, lo prendeva per il culo poi sostanzialmente nel suo programma con cose che oggi sono rivoluzionarie. Cioè, facciamo un esempio, per tornare sempre a serie, una serie, anche questa, passata sotto traccia, io l'ho recuperata su RaiPlay e non, in diretta TV. Albanese ha fatto una serie che si chiama I Topi. I Topi racconta di un latitante, della famiglia di questo latitante, e raffigura questi mafiosi latitanti come dei topi perché fondamentalmente si rifugiano nei sotterranei delle case, delle città. È una commedia, a me piace molto la comicità di Albanese, si ride, ma fondamentalmente lui ha dichiarato che è una serie scritta per far sorridere, far ridere su quanto costi la latitanza ai mafiosi e sul fatto che fondamentalmente come i topi infettano le acque delle città, allo stesso tempo e vivono nelle fogne, lo stesso fanno i mafiosi. Ora, non è un film, non andrà al grande pubblico, anche questa volta faccio una citazione così, un po' di settore forse, o comunque di qualcosa che non arriva ai grandi circuiti, però si deve ridere di queste cose. Quindi attenzione, non snobbiamo la commedia, non snobbiamo, perché altrimenti ricadiamo nello stereotipo che dicevamo prima, cioè i toni monastici, la solennità che hanno fatto il loro tempo. Ma poi mi scrivevano, mi ha scritto la mia amica, e dice anche Giacomo Stecchino in realtà è una commedia, e quindi in realtà si può fare o il 7 e l'8. Quindi in realtà è che qualitativamente sono belle commedie, quindi Sì, la è scriminante è vero. speriamo che School of Mafia sia una bella commedia. Beh, In anche realtà sono belle commedie. Giorno Stecchino, tra l'altro, se non erro, anni Qualunque me. 90, anni Sì, 90, Giorno Stecchino, Johnny già. Stecchino anni 90, c'è l'opprimente tentacolare traffico, che è il problema di Nel senso, Palermo. Johnny Stecchino ha osato negli anni 90, negli anni delle stragi, fondamentalmente era un racconto, anche quello a suo modo rivoluzionario, la Girato in droga col Sicilia, e traffico, l'ha girato in quindi Sicilia. Quindi sì. comunque si può fare, non Sì. è nessuno dice. Mi aspettavo esattamente ciò che ho ottenuto, però volevo ottenerlo lo stesso. E niente, Ale, prendi tu un attimo la parola perché adesso mi sono un po' ridicolizzato abbastanza, dai, No, va. ma non ti sei ridicolizzato, Non ti secondo buttare giù, me. Michel, No, non Michel, ti non devi No, farlo. sto scherzando, però appunto ho voluto essere sempre un po' no, provocante. Sempre Quello lo provocare. sei, lo sei, Bello. Provocare un quello lo po'. sei. Vediamo. Però sì, no, sono soddisfatto di ciò che ho ottenuto. È quello il punto, nel senso, ritorniamo un po' al pendolo di prima. Deve avere paura di parlare. Può essere cioè un videogioco, una commedia, un film d'azione può avere dentro Cosa Nostra, però devi parlare con coerenza. Cioè, non devi inventare, non devi ritornare a quell'ideale mitico per cui tu senti ancora dire, dice sì, è vero, però a mia nonna una volta l'hanno scippata e lo sai come hanno combinato quelli che gli hanno rubato la borsetta? Li hanno pestati, li hanno picchiati, quelli sono dovuti tornare a chiedere scusa. Cioè, quella roba lì, secondo me, è quella da togliere, da rimuovere, quella Sì, che è sì, sì. chiaramente Beh, propaganda di controllo del territorio. per dirti, adesso io ti parlo da completo ignorante, però io sono uno di quelli, ad esempio, a cui arrivano le voci. Cioè, io sono dall'altra parte, uno di quelli che riceve solitamente lo stereotipo, no? Fondamentalmente. A me è stato raccontato prima di scendere in Calabria scusate, l'estate scorsa. Mi è stato raccontato, ad esempio, che in determinati luoghi della Calabria, per farne uno tra tutti, Crotone, l'hanno raccontato anche con un certo orgoglio che a Crotone non ci sono furti. Non ci sono i furti. Non rubi perché non sai mai a chi ruberesti. E quindi la gente può permettersi di tenere le porte aperte, le finestre aperte.
Il che appunto passa questo messaggio, a parte un po' inquietante, perché è sempre un po' inquietante il discorso del se suoni il clacson nel traffico non sai a chi lo stai suonando, no? Boh, cioè nel senso sì e no. Però Non litigare mai appunto, per strada. capito, cioè vengono passati questi non c'è criminalità perché c'è troppa criminalità, nel senso, capito? Quindi c'è anche Sì. che sono messaggi un po'. I treni che arrivavano in orario, cioè, nel senso, poi Quello, esattamente. fondamentalmente è In un racconto che realtà, torna. ma è quello, perché comunque il discorso qual è? È normale, c'è una parte di vendita dell'anima al diavolo che passa proprio per questo tipo di atteggiamenti, nel senso, tu sai benissimo, esattamente come gli esempi che abbiamo fatto dei grandi banditi medievali che avevano l'appoggio della popolazione per nascondersi nel granaio. Il principio resta quello, nel senso, tu non puoi fare quello che fai se non hai l'appoggio del territorio. E l'appoggio al territorio lo garantisci con sicurezza di base, grandi azioni simboliche con cui il posto vende la sua anima a te. Perché? Però perché alla base c'è una lacunosità dello Stato. Perché se lo Stato funzionasse in quei posti come dovrebbe, non ci sarebbe bisogno dell'assenza di furti, perché non ci sarebbe bisogno. Quindi è tutto sempre un cane che si morde la coda. Ed è difficile parlare di questi temi o raccontare questi temi con i cattivi di James Bond, Sì, sì, cioè sì. il cattivo che accarezza il gatto sulla poltrona, e non stiamo parlando di Marlon Brando nel Padrino. Quindi questa idea bidimensionale per cui tu sei cattivo e punto e basta, e fai cose brutte e punto e basta. No, tu sei un criminale e fai delle cose terribili. Però sai che devi mettere qualcos'altro sulla bilancia, altrimenti non c'è gioco. Però vi posso dire una cosa, non so neanche io dove andrò a parare con questo, magari dirò anche roba un po' controversa, però la dico lo stesso. Io prima ho fatto una domanda, no? Volevo un pochino, specialmente che Massimo in realtà, ma perché lui, da quel che ho capito, è molto molto attivo proprio nella politica sul territorio, prima ho chiesto come viene vissuta la mafia a livello empirico, no? Proprio tra i ragazzi, cose così. Che è stata una domanda un po' che ho fatto di pancia, per il motivo che in realtà, nel senso so benissimo per certi punti di vista come viene effettivamente vissuta e mi è appena venuto in mente proprio parlando di questa cosa un piccolo confronto che appunto non so dove voglio andare a parlare ma lo dico, un piccolo confronto tra due realtà. E una è la realtà appunto calabrese, quella che ho visto, perché appunto poi ci sono andato in quella Calabria di cui mi hanno parlato. Ci sono andato spaventatissimo, ma lo dico, proprio non ho nessun problema, perché non c'ero mai stato, avevo una paura incredibile. Cioè, io e il mio amico con cui siamo andati, cioè, avevamo delle regole, non si suona il clacson, ma guarda, non sto scherzando. Questo è anche ridicolo, però secondo me ci sta a dirlo, perché è vero. Non suonare il clacson, non parlare alle ragazze. Se usciamo la sera non parliamo con le ragazze a maggior ragione, cose così, ma proprio assurde. Poi siamo arrivati lì, Attento a chi ti paga il caffè al bar. attento a chi ti paga il caffè al bar, ma attento a chi rispondi male o chi guardi male, non si sa mai. Comunque, fatto sta per dire, no, la mentalità con cui siamo arrivati lì, cioè retrograda, però vabbè, non è importante, era reale, io vi sto parlando proprio della realtà. Ora, quello che abbiamo trovato lì mi ha stupito. Nel senso, sono arrivato lì e ho trovato esattamente l'opposto di ciò che pensavo di trovare. Ho trovato gente, a parte tranquillissima, vabbè, ok, ovvio in realtà, però non per me in quel momento. Ma poi gente, e ci penso soprattutto adesso, apertissima al dialogo. Io non credevo. E invece c'è stato addirittura una situazione, non farò nomi perché questa cosa me l'ha detta, che non voleva essere, in quel momento io stavo filmando, non voleva assolutamente essere filmato, e giustamente, nel senso ovvio, però io a un certo punto gli ho chiesto, senti, ma perché qua c'è tutta questa spazzatura? Una domanda che mi è venuta dal cuore, ma perché ho visto dei luoghi meravigliosi, veramente bellissimi,
con i cani per strada che mangiavano la spazzatura. Questa roba mi ha sconvolto, io non l'avevo mai vista una realtà così, quindi ho detto: ma che sta succedendo qua? E lui non ha avuto mezzo secondo di esitazione, mi ha detto, proprio me l'ha detto, è l'andrangheta, cioè me l'ha proprio detto, sono loro, cioè sono loro che si sono appropriati del servizio comunale dello smaltimento rifiuti, pa, istantaneo, cioè si sono presi quello e loro non passano più, si prendono i soldi e non puliscono. Ora, perché lo sto raccontando? Non tanto per l'indignazione, quanto perché io vengo da un'altra realtà di cui nessuno parla assolutamente, e perché? Perché ci sono i soldi, ovvero una città molto piccola di retaggio medievale, di retaggio bancario, che è Siena, in cui avvengono omicidi di stampo, cioè si possono benissimo chiamare mafioso, perché vengono assoldati sicari, vengono falsificate prove, vengono insabbiati dati, vengono insabbiati, cioè a Siena qualche anno fa sono scomparsi 11 miliardi di euro, cioè il conto in banca del Monte dei Paschi si è assottigliato di 11 miliardi di euro, che per farvi una stima veloce è il PIL dell'Islanda, ok? Cioè un anno di Islanda produce quello che si sono rubati in un giorno al Monte dei Paschi. Il risultato è stato un omicidio. Omicidio di cui tutti conoscono cause, modalità, tutti, cioè a Siena lo sanno tutti che David Rossi è morto, non è scivolato dal balcone dopo aver scritto a sua moglie quella sera che tornava a casa. Hanno visto, ci sono le registrazioni del sicario che si accerta che lui sia morto una volta schiantatosi a terra, lui non è morto, il sicario lo guarda finché non muore, cioè sono registrazioni assurde, nessuno ne parla perché geograficamente, secondo me ancora, nonostante si stia toccando sempre di più l'argomento, non siamo ancora arrivati a veramente a maturare questa cosa. Cioè, sì, lo sappiamo tutti che la mafia è ovunque, soprattutto nei grandi poderi toscani che adesso si stanno comprando in massa, però gente come me, ad esempio, ha ancora paura della Calabria e non ha capito che effettivamente anche a Siena, se fai la mossa sbagliata o se decidi di parlare, c'è chi è disposto a buttarti dal quarto, quinto piano, sopra la pietra serena e farti fuori. Questa è una piccola. Ve lo ripeto, non so dove esattamente volevo andare a No, parare, però ho notato questa cosa. io sorridevo perché io, come Michel sa, sono stato a Siena, ho studiato a Siena per 3 anni, ho Ah fatto sì, la tra triennale lì. l'altro. No, e io assommo Sicilia, Siena, anzi Catania per la precisione, sono di Catania, Catania, Siena, Bologna. E ti potrei dare almeno 3 risposte alla domanda che ponevi tu prima, no? Se dovessi scegliere la risposta da darti per Siena, io, quando David Rossi cadde, ero a Siena e vivevo molto vicino alla sede, appunto, ufficiale del Monte dei Paschi. Ora, io probabilmente sarò stato anche un ragazzo molto distratto all'epoca, o dagli esami o da altro, ma io del suicidio, omicidio di David Rossi, ho saputo davvero anni e anni dopo. Cioè, cosa voglio dire? Voglio dire che il silenzio di Siena mi ha assolutamente circondato e poi ho capito che non era casuale, che non era casuale che io, se sapevo del Monte dei Paschi, sì, dello scandalo del Monte dei Paschi, è chiaro che sono arrivato a Siena che già era ampiamente consumato, ma di questi fatti che in qualche modo denunciano il torbido vero, l'orrore vero che c'è, l'orrore di sangue, quindi di chi in quel caso non ha sparato ma chi ha ucciso, perché anche lì la mafia non spara più, la mafia non uccide, è una solenne stronzata, mi si passi il francese, perché fondamentalmente non è così e in quel caso il silenzio ha vinto, cioè il silenzio ha vinto su un ragazzo che forse, ripeto, un po' distratto, faccio mea culpa, fondamentalmente ha capito e ha saputo di quell'affare molti anni dopo. Se dovessi rispondere rispetto alla Sicilia, io diciamo che è difficile rispondere perché, come diceva Massimo prima, io sono nato nel 93, le stragi erano avvenute, è l'anno dell'arresto di Riina, ho respirato film, serie TV, quindi in qualche modo
come si diceva prima, noi siamo passati dal non c'è all'ormai, no? Senza niente in mezzo. Quindi, fondamentalmente, per rispondere alla tua domanda, ti dico: no, non c'è un vivere la mafia come il nemico numero uno giornalmente presente davanti agli occhi. E ripeto, per parlare della Sicilia devo parlarti del me adolescente. Da quando sono a Bologna, ecco, Bologna, ora non voglio tesserne le lodi, ma è un modello di, diciamo, un esempio di partecipazione civica, di racconto pubblico che è davvero incredibile. Perché tanta è la vita associativa, tanto è l'associazionismo, e la mafia a Bologna, ora processo Emilia, infiltrazioni negli affari che hanno riportato la ricostruzione dopo il sisma, il caporalato, cioè, insomma, c'è un lavoro veramente di analisi costante che viene restituito alla cittadinanza. Cioè, a Bologna da poco si è celebrato un festival dei beni confiscati. Cioè, non c'era niente di simile, credo, al mondo, in Italia sicuramente. Perché i beni confiscati cosa sono? Sono qualcosa che esiste nel territorio, che l'amministrazione comunale affida in gestione, ad esempio, a Libera, e in cui inizia a partecipare a serate, nascono dei pub, si balla, si beve, si sta insieme. Cioè, quindi fondamentalmente ecco che capisci che nel tuo quotidiano c'è un luogo che ricorda il malaffare, il crimine organizzato, ma che è andato avanti, cioè è proseguito il racconto, non si è fermato lì. Quindi non c'è una sola risposta alla tua domanda. Ora, No, ma naturalmente, nessuna domanda, ci nessuna sarebbe domanda. tantissimo da dire. Lasciamo una riflessione, lasciamola così, una riflessione aperta. Va benissimo, nel Ok, senso. ok. Io sono un po' più netto in realtà su questo punto, perché no, non è questa cosa, secondo me, chiaro, questa è la premessa, però quando Falcone riesce finalmente a incardinare il reato di associazione mafiosa o associazione di tipo mafioso, ha in mente determinati comportamenti veri e propri che anche negli articoli seguenti del codice penale arrivano fino allo scambio politico elettorale di appunto mafioso. Quindi il concetto qual è? Io non metto in dubbio che ci siano realtà che negli anni abbiano raggiunto un grado di pericolosità sociale su singoli reati equiparabile a quello che hanno raggiunto le mafie meridionali, e visto che ne stiamo parlando alla cosa nostra degli anni che vanno dal 70 al 90. Il problema è che tutti quei reati insieme, con quell'entità, no, non l'ha raggiunto nessuno. Cioè, ne parliamo sempre, le stime e le ricostruzioni giornalistiche o anche i fatti di cronaca che vanno a collocare sul campo tra le 10.000 e le 20.000 unità sul territorio da parte dei Corleonesi, è un'altra nazione che combatte per affrancarsi e per essere riconosciuta. Sono dei numeri che non sono paragonabili ad altre realtà criminali del territorio italiano, volendo restare qui, ma neanche nel resto del mondo così, con quel grado di potenza. Abbiamo parlato prima dell'attentato di Falcone. Noi parliamo sempre di questo attentato in cui è morto Falcone, ma questo attentato è stato organizzato comprando 500 kg di tritolo sul mercato nero, piazzandoli sui piloni di un'autostrada. Invito tutti a vedere l'autostrada come era prima, il tratto di Capaci che è stato fatto saltare in aria. Ci sono stati dei lavori di organizzazione di quello che è un... Non c'è. Ingegneristici. Non è un attentato, è un atto di guerra. Cioè, non è un attentato. Tu hai fatto saltare in aria un pezzo di autostrada. Sono morti i turisti. Voglio dire, quello che dici tu, certo. Ci sono altre realtà in cui il giro dei soldi, la pericolosità criminale è elevatissima e vado oltre. Probabilmente è vero che c'è anche un livello di sangue differente oggi, ma perché c'è su scala globale? Nel senso, si è capito dagli anni 90 in poi che anche la guerra nei Balcani era troppo vicina, che aprire teatri di guerra era antieconomico per un'opinione pubblica in realtà sempre più consapevole. Questo ragionamento lo fanno anche le mafie. Cioè, è vero che tu possibilmente per certi versi sei più al sicuro. C'è in realtà Peppino Impastato, che abbiamo citato mille volte stasera,
non faceva nulla diverso dall'apertura di un canale Twitch. Aveva una radio che trasmetteva tra Palermo e Cinisi, invitava i suoi amici e parlava di quelle dell'attualità, delle battute. Cioè, se uno va a risentire Radio Out, le registrazioni di Radio Out, erano delle trasmissioni che ci inquieta pensare come possano essere state ritenute tanto pericolose da Tano Badalamenti fino a farlo saltare in aria anche lui col tritolo sulla ferrovia. Quindi secondo me la vera differenza è sì, ci sono altre realtà, sì, ci sono altre città in cui poi le mafie hanno cominciato a investire, però Cosa Nostra di quegli anni era un fenomeno molto particolare dal punto di vista criminalistico. D'accordo. Sì, no. D'accordo. Allora, questo qua, guarda, no, non voglio assolutamente, non, cioè, nel senso, non voglio che si creino fraintendimenti, no, questo sono assolutamente d'accordo. La mia riflessione di prima, lo dico giusto così, era molto dal punto di vista di una maturità comunicativa, diciamo, nel senso che mi ha sorpreso rendermi conto drammaticamente tardi del fatto che in un sud che io avevo paura, avesse ancora paura, c'era in effetti molta meno paura di quanto non ce n'era in casa mia, che è una roba che Certo. quando ti Sì. colpisce dici, cioè, rimani un po' stupito, come ha detto Luca. Luca non è stato disattento, dell'omicidio di David Rossi non se ne è parlato per anni e adesso che tra l'altro in tribunale iniziano a venire fuori robe tipo si è suicidato. Cioè, ci sono delle. Ma noi ci dice l'hanno suicidato, L'hanno, Luca. esatto, l'hanno suicidato. A me ha fatto specie, soprattutto adesso che c'è stato qualche tempo fa, quest'estate, l'incidente di quel ciclista. Mi perdonerete, non mi ricordo il nome. Quel ciclista che è andato contro un camion. E c'era gente, leggevo nei social, giustamente, che diceva: va bene tutto, ma non fate sì che la causa legale, o che comunque il processo tra lui e il camionista venga fatto a Siena. Perché i senesi non fanno, cioè, truccano i processi, fanno cioè, praticamente, piano piano, questa cosa, nonostante sia stata insabbiatissima, perché figurati, a Siena David Rossi, a meno che non ne parli la famiglia pubblicando il libro, non ne parla più nessuno. Però, capito, c'è stata un'eco, sono contento che ci sia stata questa eco, però era soltanto così una riflessione a livello proprio comunicativo, mi ha fatto impressione rendermi conto che c'è un'evoluzione, cioè, sta avvenendo un'evoluzione, una maturazione, no, da questo punto di vista. Cioè, sono stato felice di rendermi conto che io avevo torto e che al sud in effetti se ne parla molto più di quanto non pensassi, e poi mi ha inquietato rendermi conto che invece, risalendo, a casa mia non se ne parla abbastanza, capito? Come uno poi alla fin fine ha questi preconcetti completamente sbagliati. Questo era un po'. Sì, ma questo è verissimo, verissimo, cioè immagino proprio che tu l'abbia vissuta così, cioè, è chiaro ed è... Tra l'altro, sotto questi discorsi c'è un qualcosa che non apparteneva alle generazioni passate, cioè noi non ci spostiamo. Io prima parlavo di Catania, Siena e Bologna perché fondamentalmente ho fatto la vita del fuorisede e spostarsi, come è successo a me, come è successo a voi, come succede a milioni di giovani, più giovani di noi, meno giovani di noi, ti fa rendere conto dei cortocircuiti, dei pregiudizi e dei paradigmi, perché una volta si viveva nella città in cui si nasceva e fondamentalmente senza il confronto era difficile capire le falle del sistema che ti aveva nutrito, ti aveva accudito, ti aveva cresciuto. Poi, piano piano, e quello che raccontiamo lo dimostra, si viene fuori da un po' dal tunnel, diciamo, dei preconcetti. È verissimo quello che dici tu. Sì, verissimo, ci arriva praticamente su questo punto anche un bellissimo intervento dalla chat con domanda che io userei proprio per provare a dare una risposta insieme un po' a chiosa di questo evento. Allora, Alberto Pardini afferma e chiede: io noto che nella narrazione contemporanea vi è una normalizzazione della mafia, cioè è qualcosa che c'è, va combattuto, ma tanto è uno scontro eterno e ci sarà sempre. Non si parla mai di eradicazione della mafia, solo di lotta, implicando un processo infinito senza una scadenza. Mi chiedo se la protezione d'oltreoceano sia finalmente finita o no.
Mi chiedo, scusami, mi sono Se perso la un po', mi chiedo su. protezione da oltreoceano sia finalmente. Allora, proviamo a tirare le somme un attimo storiografiche e poi rispondiamo. Allora, la protezione d'oltreoceano, ipoteticamente, quindi io immagino che Alberto Pardini faccia riferimento diciamo, a quello che può essere stato l'aiuto da parte degli Stati Uniti di una mafia trattata come truppe irregolari. Allora, chiaramente oggetto di procedimenti, se ne sta finalmente parlando. Per certi versi sicuramente è stato così. Facendo riferimento, per citare le fonti, il bandito Giuliano, quando spara su Portella della Ginestra, c'è tutto un filone procedurale, processuale, che pare che affianchi effettivamente il bandito Giuliano a quelle che erano delle forze OSS, che era la CIA del tempo, e che comunque stesse lavorando per far avvicinare sempre di più la Sicilia agli Stati Uniti. Quindi sì, per certi versi probabilmente è continuato. Io oggi personalmente credo che il discorso del parlare di lotta e non di radicazione, perché un po' sia figlio del discorso che facevamo sul pendolo, nel senso che si è passati da un non c'è a un ormai che ci vuoi fare, fa parte di noi, possiamo soltanto contrastarla. Il problema è che eradicare è un concetto che sembra un po' l'approccio che ha Batman al crimine a Gotham, nel senso è come la crociata di Batman per cancellare il crimine da una città che nasce ed è in ginocchio davanti a malfattori di varia ragione. È un discorso un po' utopistico. Disinnescare o eradicare la criminalità organizzata è qualcosa che può essere fatto, ma è graduale, lento e passa per la lotta. Citiamo Falcone, che ne parlava come un fenomeno umano, e quindi Lo stavo per citare io. per questo aveva un inizio e una fine. Però se si legge Cose di Cosa Sarà, che è una lettura che consiglio a tutti, è veramente un libricino scritto di proprio pugno da Falcone, che è la migliore opera divulgativa su Cosa Nostra, secondo me, ad oggi, che sia stata fatta. L'approccio è realistico, nel senso, si ha a che fare con un potere che è più antico della Repubblica, che si sta cercando di rispettare. È uno dei metri di paragone che ho usato Falcone per capire che stava iniziando a essere preso in considerazione anche da quelli che sarebbero diventati pentiti. Era che ci si riferiva a lui non come signor Falcone, ma come dottor Falcone. Quindi il processo di eradicazione passa da un contrasto intelligente, soprattutto alla mentalità mafiosa, secondo me. Luca, vai, parliamo di mentalità mafiosa per chiudere, perché si parla sempre di reato, ma. Sì, che è un po' quello che dicevamo prima, è una mentalità che puoi capire se la capisci dalle sue radici. Prima tu parlavi di eradicazione. Radici sono i giovani, cioè fondamentalmente se togli i giovani, togli le gambe a quella mentalità. Faccio un esempio, hai risposto tu, diciamo, alla domanda. Io faccio un esempio concreto di progetto che incide sulla mentalità mafiosa. E incide sui giovani che sono in qualche modo figli e vittime della mentalità mafiosa. Il presidente del Tribunale dei Minori, prima di Reggio Calabria, ora di Catania, Roberto Di Bella, ha messo su un protocollo che in qualche modo, ora mi esprimo in termini non tecnici, toglie i figli, alle famiglie criminali per in qualche modo, quindi agendo sulla carne viva delle persone che fanno parte dell'organizzazione, perché si toglie loro la potestà genitoriale in qualche modo, per dare a questi giovani una nuova possibilità. E devo dire che è un protocollo eccezionalmente rivoluzionario, perché in qualche modo capisce, o meglio, riconosce una verità vera da sempre, cioè che appunto quella mentalità, io penso che scomparirà. Io voglio essere molto utopico forse, però io penso scomparirà nel momento in cui scompariranno i giovani protagonisti di quella mentalità. Io devo dire la verità, non credo sia impossibile che la mafia e il crimine, io parlo di mafia, parlo di organizzazioni mafiose come Cosa Nostra, io non credo che sia impossibile che scompaiano dal nostro orizzonte. Ritengo che sia, come dicevi tu, necessario un contrasto intelligente e che soprattutto riconosca una cosa essenziale, cioè che la mafia cambia costantemente
e che come cambia la mafia costantemente, deve aggiornarsi e modificarsi l'azione di contrasto, che però riconosciamolo, in Italia è eccezionalmente evoluta rispetto a tantissimi altri paesi. La prima legislazione antimafia è stata italiana. Gratteri, quando viene intervistato su argomenti come collaborare con l'Europa sull'azione di contrasto, è molto netto, come è solito fare e ha ragione, perché dice che collaborare va benissimo, ma spesso i metodi utilizzati da forze dell'ordine e magistratura all'estero sono meno evoluti dei nostri, quindi rischiamo di far perdere di qualità quell'azione di contrasto. Quindi Esatto, cioè mi trovi d'accordo al 101%. anche a me, assolutamente, sono perfettamente d'accordo con questa, con la vostra filosofia del contrasto intelligente, contrasto culturale, contrasto educativo. E io su questa nota, se non avete nulla in contrario, se la chat non ha, c'è una risposta, e sto per Eh chiudere sì, la live, ma una arriva. C'è. risposta c'è. Sempre Alberto ci dice: grazie della risposta. Certo, colpire il terreno su cui si riproduce la mafia è un'operazione culturale che agisce sull'istruzione e sul miglioramento delle condizioni economiche, purtroppo a tempi molto lunghi. Molto lunghi, Molto. questo senza dubbio. Generazionali, credo che è proprio Esatto. sì. Però diciamo che è probabilmente l'unico modo, perché con la forza non si ottiene niente. Bisogna ottenerlo con l'intelligenza. E poi comunque il tempo è un'arma potente da È il questo punto di vista. galantuomo. Ebbene, quindi io adesso mi sento in diritto di dire che su questa nota molto ottimista possiamo chiudere la live e salutare i nostri spettatori. E ringraziare soprattutto Luca adesso Sono che è io che vi stato con noi ringrazio, stasera. che ci hai assecondato in questa, diciamo, ricostruzione per certi versi a macchia di leopardo adesso. Sono io che vi ringrazio, sono io che vi ringrazio, così giusto per sorridere vi faccio una confessione, visto che siamo in una piattaforma nata per i videogiochi, anch'io ho giocato alla PlayStation giochi come Il Padrino e GTA, quindi confesso, ora credo sia il posto adatto per confessarlo e vi ringrazio, ora a parte lo scherzo, vi ringrazio per questo invito perché devo dire che l'argomento è interessante, ma il taglio che siete riusciti a dare era quello che speravo ci fosse, quindi che non, insomma, non venisse fuori una conversazione paludata o comunque tecnica molto settoriale. Tra Ecco, l'altro, fortunatamente. cosa, non volevo interromperti, No, scusami no, Luca, però assolutamente, avevo finito c'era stata assolutamente. una promessa da parte mia perché Luca ha detto di essere troppo modesto e non sentirsela. Io invece quando l'ho invitato gli ho detto tranquillo, lo farò io per te. Volevo dire che Luca sta scrivendo un libro in tutto ciò, un libro su Cesare Terranova, che correggimi se sbaglio, è un magistrato, dovrebbe essere, È stato perché un è stato magistrato, un sì. magistrato, è stato. E niente, quindi noi ti rinviteremo appena lo pubblicherai, Magari. perché Non vedo esatto. l'ora. A questo punto non vedo l'ora di avere l'invito perché vorrà dire che l'avrò pubblicato, che al momento non è né certo né scontato, ecco, diciamo così. Però volevamo dirvi che è di prossima, e con prossima intendo non si sa quando, pubblicazione il romanzo, il libro, non è un romanzo, il libro di Luca, quindi lo reinviteremo non Grazie, appena sarà pubblicato. con molto molto piacere. E con Ottimo, grazie questo Luca. saluterei, quindi buonanotte ragazzi, buonanotte a chi ha deciso di seguirci e ci vediamo alla prossima live, al prossimo appuntamento di Arte Settima. Buonanotte. Una buona serata a tutti.